L'azienda è nata tanti anni fa, nel 1852. C'era un mio bisnonno che aveva incominciato, forse era un cavatore di tartufi, poi piano piano un piccolo commerciante che vendeva dei tartufi a piccoli industriali francesi magari, che venivano e fecero un'incetta dei nostri tartufi. Poi c'è stato mio nonno che ha incominciato piano piano, ma soprattutto chi ha dato il là all'azienda è stato mio padre Carlo. Mio padre Carlo praticamente ha preso il mestiere dalla Francia e da lì è partito con le vendite, con la lavorazione dei tartufi in laboratorio, in stabilimenti eccetera. Poi ha incominciato a esportare in Europa e poi negli Stati Uniti e diciamo che da allora Urbani Tartufi è diventata oggi forse la più grande industria del mondo dei tartufi. Oggi la nostra azienda è conosciuta e per noi questo è un grande onore. Io sono nato in mezzo ai tartufi. Mio padre e mia madre mi portavano nei laboratori, mi portavano in giro, eccetera. Non so se per gli altri è diverso, ma per me è una grossa passione. Non avrei potuto fare a meno di fare questo lavoro. Oggi sono il più anziano della famiglia, sto per andare in pensione, purtroppo, ma ci sono dei validi collaboratori come i miei figli, mia nipote, che stanno portando avanti l'azienda in modo esemplare veramente e ancora oggi di più è conosciuta in tutto il mondo e sta avendo un successo fuori del comune.